Bellissimo sapere che molti di voi condividono la mia stessa passione, quella dei motori, ma anche quella del videomaking. Su Instagram, ottimo mezzo di comunicazione, mi avete scritto in tantissimi: Matteo, come utilizzi le action cam per i video di automobili? Sembra di essere in macchina lì con te. Quindi oggi colgo l'occasione per farvi vedere la nuova Insta360 X3, che è molto creativa e che puoi utilizzare in disparati modi per fare video di automobili supersonici. Buona visione! Nella fattispecie abbiamo questa Insta360 X3 che ha un monitor da 2,3 pollici. Monitor che nella precedente versione non c'era, questo è anche molto sensibile al touch. La 360 X3 fa video in 4K fino a 60 fps, mentre nella modalità 360 gradi ha una risoluzione di 5.7, il che è molto utile quando vogliamo andare a croppare e la risoluzione rimane comunque molto alta. Abbiamo anche a disposizione l'Active HDR che ci aiuta con l'esposizione, quindi per avere un'immagine equilibrata sia sulle ombre che sugli highlights, con la funzione HDR attiva tutto sarà più semplice. Possiamo anche scattare buone fotografie grazie ai due sensori da 48 megapixel. Comodissima anche la modalità selfie, nella quale il nostro bastone corrisponderà esattamente al centro dell'inquadratura. Nella modalità selfie lo stick scompare completamente. Fighissimo, fighissimo, guarda, guarda. Abbiamo una nuova batteria da 1800 mAh, è infinita, ci fai tutta la giornata. Insomma ragazzi, abbiamo una action cam a disposizione veramente completa che, se abbiamo un po' di creatività, possiamo sfruttare al 100%. In post produzione, grazie ai keyframe, andremo a scegliere il punto che ci piace, l'inquadratura che ci piace di più. Possiamo scegliere anche se andare in 16 noni, per esempio per YouTube, o in 9 sedicesimi per le nostre piattaforme verticali. E grazie alla modalità single lens, finalmente posso vloggare raccontandovi delle mie auto fino ad una risoluzione di 4K. Sto muovendo la telecamera continuamente, sto ruotando la telecamera continuamente, e con l'opzione di orizzonte bloccato avremo il nostro frame sempre perfettamente livellato. E con l'utilizzo degli accessori possiamo farne un uso molto completo. In più devo dirti che a livello estetico mi piace tantissimo. Abbiamo un cappuccio che protegge le lenti, mi raccomando proteggiamole, perché se si graffiano poi l'immagine perde di qualità. E grazie al sistema di tracking basato sull'intelligenza artificiale basterà un click sul soggetto per seguirlo con l'inquadratura in modo estremamente naturale. Ora saliamo a bordo, vi faccio vedere l'utilizzo all'interno della macchina. Andiamo. Ci siamo, attacco questa 360 qui sul tetto, comodissimo. Guardate anche l'apposito hardware come è bello stabile, e grazie a questo posizionamento noi avremo un campo visivo di 360 gradi. In descrizione ti lascio un link del quale, oltre alle offerte già presenti, hai in omaggio un accessorio. Le offerte sono valide su tutti i prodotti tranne che per la X3, perché è appena uscita. Ragazzi, per oggi è tutto, spero che questo video sia stato utile. Se sì, lasciami un like, fammelo sapere nei commenti. Se hai bisogno di informazioni, scrivi pure, sarò lieto di rispondere. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale, attiva la campanella e non dimenticare di utilizzare il link qui sotto in descrizione, perché attraverso di esso potrai avere un accessorio in omaggio. Ciao ragazzi, alla prossima. Make